possiamo applicare alle serie i risultati sulla convergenza uniforme e sui passaggi al limite che abbiamo visto per le successioni, perché le serie sono successioni di funzioni. E quindi abbiamo questi teoremi. Ora ve li enuncio tutti e poi vediamo la dimostrazione che sarà una riga per tutti e tre. Allora, prendiamo degli H con N da un intervallo che di per sé potrebbe essere anche tutto R, in R continua. E sia somme per N, diciamo, maggiore o uguale a 0, o se preferite da 0 all'infinito, da 1 all'infinito, insomma, come abbiamo detto, i primi termini della sommatoria non importano. Sia questa cosa qua, questa serie, uniformemente, come su un n di troppo, uniforme, un r di meno, uniformemente, convergente su i. Allora, S di x, cioè la somma, uguale per definizione questa è ben definita perché la serie è convergente su x, quindi questa somma qui è una funzione continua. Cioè la continuità passa al limite quando c'è la convergenza uniforme. Ok? Se i singoli termini sono tutti continui e la somma converge uniformemente, allora la funzione somma è una funzione continua sullo stesso intervallo. Secondo teorema, quindi questo è di passaggio al limite della continuità. Ora prendiamo queste funzioni, questa volta da un intervallo in R, derivabili, tutti derivabili, tali che 1. La serie delle derivate è uniformemente sommabile in AB. Cosa vuol dire uniformemente sommabile? Vuol dire che questa converge uniformemente a una funzione g di x che è somme di h con n' di x. Ok, uniformemente sommabile vuol dire che la somma esiste e la convergenza delle somme parziali alla somma alla serie è uniforme, ok? Quindi che la funzione somma è una funzione a cui la serie converge uniformemente. 2. Anche la serie di partenza converge in almeno un punto x con 0 in AB. Questa chiediamo la convergenza puntuale in un solo punto. Allora, somme delle A con N di X converge uniformemente sull'intervallo e se F di X uguale alle somme degli H con N di X, allora F' è uguale a G su AB. Ovvero, questo vuol dire la derivata della somma della serie è uguale alla somma delle derivate, ok? Cioè il segno,
la derivata passa dentro la somma. Va bene? E questa qui ricorda molto il teorema di convergenza del derivato. Anche lì si chiedeva che la successione delle derivate convergesse, e poi questo non basta, ci vuole che bisogna inchiodare il valore della funzione, almeno in un punto, perché se convergono solo le derivate, la questione non basta. Voglio dire, pensate semplicemente a come per le successioni, no? C'è il problema delle costanti. Una derivata definisce una funzione a meno di una costante, cioè definisce una primitiva a meno di una costante. Quindi, se prendete per esempio gli A con N, che sono tutte costanti, vedete A con N è tutto uguale a 1, costantemente uguale a 1. Queste ovviamente sono derivabili, le derivate sono tutte nulle, quindi la somma di questa serie qui sarebbe la somma di 0, che è ovviamente uniformemente sommabile, se volete è tutto sommabile su R, ma la somma delle A con N non converge, perché è una somma di 1, che quindi va più infinito. Ok? Quindi questa cosa qui fissa di quale primitiva stiamo parlando. Ok? Questa cosa qui era, voglio dire, questo esempio qui è esattamente l'esempio che si può fare per il teorema di derivazione per successioni, no? Voi prendete, una successione di funzioni che vale 1, 2, 3, 4, 5, cioè f con n è n, le derivate fanno tutte 0, la successione delle derivate converge, la successione delle funzioni diverge, va più infinito. È tutta. E questo esempio che vi ho fatto è esattamente l'esempio che si genera con la serie che vi ho detto, in cui prendete gli A con N tutti 1. Va bene? Quindi questo è esattamente il teorema di derivazione per successioni applicato alle serie. E ovviamente quale teorema ci manca? Passaggio della continuità l'abbiamo fatto, passaggio della derivata l'abbiamo fatto. Ci manca il passaggio della integrabilità dell'integrale, e infatti il terzo teoremino è sia A con n limitato limitata ed integrabile su sia somme di A con n di x uniformemente convergente su AB, e S di X sia la somma degli A con N di X. Qui non ci ho messo nemmeno gli indici, perché appunto, insomma, abbiamo capito, però visto che è un teoremino siamo precisi, secondo l'annunciato. E questo converge a S di X, allora S di X è integrabile su AB, e l'integrale tra B di S di X che sarebbe l'integrale tra AB delle somme per n che va da 0 all'infinito di A con n di x in dx è uguale alla somma degli integrali. Quindi ok, anche gli integrali passano sotto il segno della serie se la serie è uniformemente convergente. Quindi nelle serie di funzioni la convergenza uniforme ha un ruolo fondamentale, così come nelle successioni di funzioni la convergenza uniforme ha un ruolo fondamentale. E l'unica differenza fra successioni e serie è che abbiamo un modo facile di trovare la convergenza uniforme, che è provare una convergenza leggermente più forte, cioè la totale, che è quindi un pochino più rara, ma molto più facile da dimostrare. Quindi il vantaggio con le serie è questo, insomma. Allora,
dimostrazione di tutti e tre. Diciamo dei tre teoremi. Forse non è nemmeno, è un po' pomposo chiamare la dimostrazione che sarà una riga. La dimostrazione è, si applicano i teoremi sulle successioni, diciamo teoremi di passaggio al limite. Per successioni siamo un pochino più formali per le successioni di funzioni e S con N che è somme per K che va da 0 ad N di A con K di X. Quindi questa è una successione di funzione, applicate i teoremi di convergenza a quella successione, ok? E notate che qui l'abbiamo fatta non tanto lunga la storia, l'abbiamo fatta abbastanza semplice, vi ho dato tre teoremi soli, e mentre sulle successioni vi ho dato diverse varianti anche dei teoremi, no? Abbiamo fatto qualcosa di un pochino più leggero, con un pochino meno ipotesi, soprattutto sulle continuità. Abbiamo fatto il passaggio al limite, quindi anche quando non c'era continuità, quando la funzione non era continua si riusciva a scambiare i limiti. Insomma, abbiamo fatto un pochino più di teoremi, con le ipotesi un pochino più tirate. Qui vi ho dato solo i principali. Ovviamente potete provare a riscrivere per le serie di funzioni anche i teoremi un pochino più deboli, che diciamo sono più dati per, tra virgolette, cultura generale, cioè per ampliare un po' lo spettro degli argomenti, ma quelli principali sono questi tre. Quindi questi sono quelli che sia per le successioni che per le serie sono quelli fondamentali, sono importanti, vanno capiti, gli altri fanno un po' da contorno, ecco. Può servire magari in qualche esercizio usarne uno un po' particolare, o se qualcuno di voi poi facesse un po' più di ricerca, quindi avesse qualche problema di fronte, e non qualche esercizietto, ma qualche problema che viene da qualche situazione, magari può far comodo sapere che ci sono teoremi più deboli, ecco. Però, diciamo, questi tre sono i tre teoremi fondamentali che si usano. Bene, li abbiamo dimostrati, facciamo un esempio che è carino, cioè un primo esempio perché questi teoremini sono bellini, intanto perché sono molto semplici e ci fanno, insomma, ci permettono di fare tanto esercizio, ma anche perché ci permettono alle volte di trovare qualche somma di serie, che è una cosa molto difficile, cioè è mediamente ragionevole riuscire a dimostrare che una serie converge, ma è molto difficile riuscire a dire qual è la somma della serie. È un po' come gli integrali. Dire che una funzione integrabile non è così difficile, basta che sia limitata su un compatto, che vada a zero abbastanza rapidamente se l'insieme non è compatto. Ma trovare esplicitamente l'integrale su una marea di conti quando va bene. Ecco, per le serie è un po' la stessa cosa, appunto, serie e integrali sono possibili. Questi teoremini qui ci permettono di, alle volte, calcolare qualche somma di serie, proprio scrivere quanto fa la somma, per esempio, calcolare la serie di x alla n più 1 diviso n più 1. Ovviamente questo è come dire, questa è, diciamo, potere di scalare è come dire somme di x alla n su n. Va bene? Ci mettiamo n più 1, qui lo facciamo partire da 0, se no il primo termine non è ben definito. Oh, allora, per x uguale a 0, ovviamente S di 0, la somma fa 0 e questa non è una grandissima scoperta. Vediamo la serie delle derivate.
si può dire, vabbè, si può cercare la convergenza, più o meno questa sarà come una serie geometrica, convergerà in x minore di 1. Però prendiamo questa e poi guardiamo la serie delle derivate. Serie derivate, se questi sono, diciamo, li chiamo A con n, la serie derivate somme di A con n primo di x è somme di per n che va da 0 all'infinito, n che va da 0 all'infinito di cosa? Deriviamo questa, n più 1 scende, si semplifica con questo n più 1 e rimane x alla n. Quindi la serie delle derivate è questa qui, converge in x minore di 1 puntualmente e unif in modulo di x più piccolo di 1 meno delta e somme, questa è una serie geometrica, quindi questa qui sappiamo quanto fa, sappiamo che fa 1 diviso 1 meno x, è una serie che ci ha accompagnato. Allora, ho la serie delle derivate che converge. La serie che converge in un punto, posso applicare il teorema di... Applico il teorema sulle derivate di passaggio. Della derivata dentro la serie. Quindi S' di x, quindi somma di A con n di x sarà una certa S di x e la convergenza è uniforme su modulo di x minore di 1 meno delta. E S' di x è 1 diviso 1 meno x, S di 0 fa 0, quindi S di x è meno log di 1 meno x, va bene? Perché in 0 viene il logaritmo di 1 che fa 0 e poi la sua derivata è meno 1 diviso 1 meno x per la derivata di questo che è meno 1 e aggiusta il segno. Oh, quindi la convergenza è, quindi sappiamo che somme di x alla n più 1 diviso n più 1 per n che va da 0 all'infinito. Attenzione, sulla convergenza non è così importante l'indice. Quando si cerca la somma, esplicitamente, questo cambio, basta togliere un elemento che la somma cambia leggermente. Okay? Quindi attenzione quando fate le somme esplicite, quando trovate il valore della somma, dove parte la sommatoria. Quindi questo è uguale a meno log di 1 meno x uniformemente su modulo x minore di 1 meno delta, ma questa cosa qui ci permette di estenderla e puntualmente su x minore di 1. Perché? Perché infatti scelto x con 0 meno con modulo di minore di 1 definitivamente, diciamo, esiste delta tale che modulo di x con 0 sia anche più piccolo di 1 meno delta. E quindi ho convergenza è una cosa che avevamo già visto quando si parlava in qualche esercizio sulle successioni, cioè avere la convergenza uniforme su intervalli che invadono un intervallino aperto permette di
raggiunge la convergenza uniforme su tutto l'intervallino aperto, la convergenza puntuale, non quella uniforme, NB, la velocità di convergenza può variare. Con x con 0 e quindi non ho la uniforme. Questa è una piccola discrepanza, l'ho già detto, ci sto insistendo, però è una cosa che di solito è una difficoltà che di solito si ha quando siamo studenti, insomma, almeno io ce l'avevo. Senti, ma questo giochino qui sembra un cane che si morde la coda, no, la convergenza uniforme non posso estendere la convergenza fino a tutto il intervallo, allora perché non riesco a estendere anche l'uniforme? Perché è molto diverso dire che converge uniforme su tutti gli intervallini chiusi, compatti, contenuti in meno 1,1, si riesce a estendere la puntuale a meno 1,1 e perché non si riesce a estendere anche l'uniforme? Per questo motivo, cioè le velocità di convergenza possono cambiare, tipicamente diventeranno mano a mano più grandi quando x con 0 si avvicina al bordo. Se non diventassero più grandi, allora riuscirei a estendere anche l'uniforme. Invece so già che questa qui non converge uniformemente, perché per esempio in x uguale a 1 questa serie non converge. Ok? Facciamo un altro esempio che è carino. Vediamo un altro esempio che è molto bellino. È carino perché è operativo anche. Questo vi invito a provarlo, anche quello di prima, volendo, ma insomma questo particolarmente, che è proprio un esercizietto, sapete farlo sicuramente, però c'è una piccola malizia in fondo. Quindi vi chiedo di calcolare l'integrale tra 3 mezzi e 2 delle somme per n, per n maggiore o uguale a 0 di x meno 2 alla n in dx. Quindi l'integrale di questa serie. Ma proprio voglio un numero, calcolare questa cosa qui con una precisione migliore di un centesimo, cioè alla terza cifra decimale. Voglio avere un'indecisione sola sulla terza cifra decimale. Ok? Quindi quello che avanza, e questa è la parte curiosa. Allora, vediamo intanto la parte facile. Allora, somme di x meno 2 alla n a centro 2, questo è il centro, e raggio 1, perché è proprio la serie di potenze classica che abbiamo visto, una serie geometrica. Quindi converge puntualmente su x meno 2 più piccolo di 1, cioè 1 minore di x minore di 3, ok? Questo vuol dire fra meno 1 e 1 e poi portate il 2 al di là del minore uguale, e uniformemente su x, questo non si capisce benissimo, su x meno 2 minore di 1 meno delta, quindi se volete ci potete mettere anche il minore uguale, ovvero 1 meno delta minore uguale di x minore uguale di 3 più delta. Perché l'ho scritto così? Perché quindi converge uniforme
sicuramente su 3 mezzi 2, perché 3 mezzi 2 sta tutto dentro questo intervallino. 3 mezzi è più grande di 1, quindi in particolare è più grande di 1 meno delta. Scusate, qui l'ho scritta all'incontrario. 1 più delta, 3 meno delta. E 2 più piccolo di 3, quindi in particolare è più piccolo di 3 meno delta, con un delta ragionevole, insomma, ok? Se prendete delta un quarto, questo intervallino sta tutto qua dentro. Quindi posso integrare per serie. Ok, poi ovviamente se voi siete grandi amanti delle somme, questa alla fine è un geometrico, quindi probabilmente si riesce a fare anche nell'altro modo, cioè sommate questa e integrate. E può essere interessante vedere la differenza, quindi provate anche a farlo in un'altra maniera. Ma la cosa carina è che quando io integro per serie, quindi quando faccio questa cosa qui. Questo è somme per n maggiore o uguale di 0 di che cosa? Di l'integrale tra 3 mezzi e 2 di x meno 2 alla n, che è abbastanza semplice, quindi è la somma per n maggiore o uguale di 0. Qui, come ho detto, voglio essere preciso, quindi n maggiore o uguale di 0 di che cosa? Di x meno 2 alla n più 1 fratto n più 1. Questo valutato fra 3 mezzi e 2. Allora, il 2 è facile perché il 2 fa tutto 0. Quindi questa è una valutazione facilissima. In 3 mezzi, 3 mezzi meno 2 fa meno 1 mezzo. Quindi questo è somme per n maggiore o uguale di 0 di meno 1 alla n per 1 diviso 2 alla n più 1, cioè si chiamano così, n più 1, e poi 1 mezzo, quindi 1 diviso 2 alla n più 1. Cioè questa cosa qui è 1 mezzo, il primo è n uguale a 0, quindi qui c'ho il pari 1 per 2 alla 1, meno 1 fratto n dispari, n1, quindi questo è un meno 1, qui c'ho 2 per 2 alla 2, più 1 su 3 per 3 alla 3, per e proprio di 3, ci ho fatto prendere la mano, più 2 alla 3. Più meno 1 su 4 per 2 alla 4, più 1 su 5 per 2 alla 5, più eccetera eccetera. Ma mi fermo perché questo qua, 1 su 5 per 1 su 2 alla quinta, è 1 su 5 per 32, quindi circa 1 su 150, che è sicuramente più piccolo di un centesimo. Va bene? Questo qui è un numero piccolo. Allora, per le serie a segni alterni, la somma per n che va da 0 all'infinito di meno 1 alla n a con n, meno la somma per n che va da 0 a k, di meno 1 alla n a con n, è più piccola del k più un esimo termine. Vabbè, questo è positivo. Gli a con n sono tutti positivi. Ok, questa cosa qui è più piccola della k più un esimo termine. Quindi questa serie qui è questa qui a meno di un centocinquantesimo, e quindi a meno di un centesimo. Quindi l'integrale di 3 mezzi
somme di n maggiore o uguale di 0 di x meno 2, questa è la parte carina, è diciamo questo meno un mezzo più, scusate, meno 1 su 2 per 4 più 1 su 3 per 8 meno 1 su 4 per 16, e qui ancora non ci siamo, perché questo è 96, no, questo è 6 per 4, questo è 64, quindi ancora non ci siamo, questo ce lo dobbiamo mettere, però tutto il resto è più piccolo di un centesimo, e questo è circa. Questo è, diciamo, se fate il conto sulla calcolatrice, è più o meno 0,401 e spiccioli. Quindi, questo affare qua è x meno 2 alla n dx è 0,401 più o meno un centesimo. Ok, forse anche un po' meglio di così, perché in realtà qui c'è un po' di cifre decimali. Ma l'errore che faccio è un centocinquantesimo, quindi probabilmente non ce la faccio nemmeno a cambiare la terza cifra decimale. Probabilmente l'uno è già la terza cifra decimale corretta, quindi l'errore è veramente molto più piccolo di un centesimo, perché appunto ho buttato via, l'errore è un centocinquantesimo. Qui però un po' di roba, bisognerebbe vedere quanto è il resto, ora non mi ricordo, insomma, quindi però se volete potete anche assicurarvi che anche la terza cifra decimale dopo la virgola sia corretta, stimando per bene qual è la quarta cifra decimale di questa somma e qual è l'errore che fate. Oppure, molto più semplicemente, provate a aggiungete questo numerino qui e vedete se vi cambia la terza cifra decimale. Perché poi dopo l'errore che fate è veramente ridicolo. Quindi se già la terza cifra decimale è stabile in due oscillazioni non cambia più. Con queste due oscillazioni non cambia più, ok? Quindi questo è un esercizio carino perché vi dà anche una maniera di stimare gli integrali, va bene? Poi potete, forse è un esercizio carino, io non ho provato, però potrebbe essere un esercizio carino scrivere questa come somma della serie, provare a integrare, vedere se vi riesce a tirar fuori una funzione esatta e poi stimarla e vedere. Però di sicuro la funzione esatta avrà qualche logaritmo, quindi comunque non è una cosa. Insomma, che si stima a mano così, vi ci vuole una calcolatrice, mentre questo qui, se volete, con un pochino di pazienza, riuscite a farlo a mano, che è una cosa molto carina. Anche perché tanto vi dovete tutti i conti, li potete fermare alla terza, quarta cifra decimale. Questo, non è che ce n'hanno mille di cifre decimali, sono tutte potenze beh, qui c'avete un 3, per cui questo qui c'ha tante cifre decimali, periodo. Tutti gli altri hanno uno sviluppo decimale finito, perché sono tutti divisioni di potenze del 2. Quindi non ci sono grossi problemi. Quindi è un conto che veramente si riesce a fare a mano. Quindi diciamo, oggi non importa più perché ci sono i computer, ma queste cosine qui e gli sviluppi in serie possono essere carini, per esempio, per calcolare i logaritmi a mano. E in passato un po' si facevano queste cose qua. Non si usavano gli sviluppi che magari quelli di Taylor, perché gli sviluppi di Taylor alle volte sono facili da trovare ma sono convergenti molto lentamente. Quindi c'era tutta gente che studiava gli sviluppi, che ottimizzava se volete, perché come si faceva 10 anni fa sui computer, cioè tanti algoritmi, come si fa tuttora per algoritmi molto complessi, quando gli algoritmi sono per esempio quelli di criptazione, che sono molto pesanti, bisogna anche cercare algoritmi che siano snelli. Tutto il tempo di calcolo, il famoso tempo di calcolo polinomiale. Ecco, voi pensate a farlo a mano quanto era importante che gli algoritmi fossero snelli, quindi pensate a calcolare un logaritmo dovendo sviluppare in serie la funzione logaritmo, che è un esercizio che faremo. Ecco, e avere quattro cifre decimali, è chiaro che ci vuole un po' di lavoro e quindi è importante anche trovare degli sviluppi in serie, c'erano matematici che, insomma, trovavano sviluppi in serie molto efficienti dal punto di vista del calcolo, quindi era una branca anche, cioè il fatto che prima il matematico facesse anche i calcoli manuali e ci fosse gente che cercava di sveltire i calcoli manuali è anche una cosa, se volete, molto affascinante, cosa che oggi non succede, i matematici ti
oggi sono famosi per non sapere fare i conti, perché fanno in astratto, mettono una cifra e i conti se li farà qualche fisico, qualche ingegnere. E anche loro usano le macchine. Va bene, abbiamo finito.